piano erudito, i suoi codici, come anche qui abbiamo notato guardando i codici scritti di Budapest, sono ormai copiati in tutta la penisola. È un onore per la Repubblica di Siena poter prestare l'architetto che farà anche capomastro del Duomo di Siena stesso ad altre città che ne richiedono la presenza o la consulenza. Ricorderete che due volte Francesco Di Giorgio va a Napoli nel 92 e nel 95 come proprio una missione di alleanza per la Repubblica Senese e gli aragonesi di Napoli, con una delle sue ultime opere che abbiamo già considerato, la fortificazione esterna di Castelnuovo. Nel 1486 Francesco Di Giorgio è richiesto dal comune di Chiesi per la costruzione del Palazzo della Signoria. La vediamo qui una veduta generale di Chiesi e il Palazzo della Signoria di Francesco Di Giorgio spiccare lì in alto. Come è arrivato a Chiesi, nelle Marche, Francesco Di Giorgio? Bisogna considerare che due anni prima, nel 1484, Francesco Di Giorgio era stato chiamato ad Ancona. Ad Ancona il Palazzo degli Anziani era stato già iniziato e attualmente sopravvivono degli arconi di forma acuta nella parte inferiore, e sicuramente Francesco Di Giorgio dà una serie di consigli, probabilmente qualche disegno, per la parte superiore dell'edificio. In questa diapositiva si vede un disordinato impaginato di finestre, ma è probabile che questa finestra e qualche traccia della disposizione generale risalga a Francesco Di Giorgio. Il Palazzo degli Anziani di Ancona non è stato ancora studiato scientificamente, quindi possiamo solamente citare questa notizia, che è importante per Chiesi. È importante per Chiesi in quanto che la comunità di Chiesi era fortemente rivale di quella anconetana e pertanto una presenza di Francesco Di Giorgio ad Ancona doveva assolutamente corrispondere una presenza poi a Chiesi, proprio come segno di prestigio. E questo è l'aspetto attuale del Palazzo della Signoria. Bisogna tenere presente che il Palazzo della Signoria già esisteva. Era un antico palazzo medievale che però per tre lati almeno presentava dei grandi dissesti statici e pertanto andava completamente ricostruito. Francesco Di Giorgio nel Palazzo di Chiesi spende tutta quanta l'ultima parte della sua vita. Nel 1500, quindi un anno prima della morte di Francesco Di Giorgio, 1501, un documento dice che si è arrivati al secondo solaro, cioè questo qui. Quindi almeno per la muratura esterna e per il rustico, tutta questa parte del palazzo sembrerebbe già compiuta. Il problema che ci si pone è se questa torre fosse già prevista nel progetto originario oppure no. Quello che noi sappiamo è che nel 1516 una torre in quella posizione è già realizzata, che lo spessore delle murature in questo settore dell'edificio prepara già la torre, quindi sembrerebbe strano che lo spessore delle murature fosse stato predisposto a vuoto, e che questa torre viene sostituita, quella che noi oggi vediamo è una torre seicentesca, è la torre del
terminata nel 1516, subisce un totale rifacimento. È molto, direi quasi sicuro, che questo orologio non è originario del 400, e ancora sappiamo che la comunità chiama uno scultore milanese, uno scultore lombardo, Michele da Milano, per questa decorazione con lo stemma, con l'emblema civico al centro dell'edificio. Si potrebbe pensare che il progetto originario di Francesco Di Giorgio prevedesse una finestra in questa posizione, in quest'altra, data l'omogeneità delle altre facciate. Bisogna ancora aggiungere che questo portale, come è evidentissimo, è un portale tardo, è del 1588, e d'altronde è evidente, visto che il suo modello proviene dal libro straordinario o libro delle porte di Sebastiano Servio, pubblicato nel 1556. Vediamo questo organismo. Ma diciamo prima che specialmente per il cortile interno abbiamo una interpolazione fondamentale, in quanto, pur essendo arrivato, come vi ripeto, nell'anno 1500 l'edificio al secondo solaro, è solamente nel 1519 che Andrea Sansovino costruisce tutto l'apparato della seconda loggia del cortile. 1519, Andrea Sansovino è uno scultore fiorentino, Andrea Contucci, da non confondere con Jacopo Sansovino, l'architetto della libreria della Zecca di Venezia, suo allievo. Andrea Contucci, il quale ha a suo attivo una ampia attività di grande rilievo come scultore, basterebbe pensare ai due altari in Santa Maria del Popolo a Roma, o alla Vergine Sant'Anna in Sant'Agostino ancora a Roma, ma come architetto ha un'attività molto più conformista di quella di scultore, autore del portico di Santa Maria in Domnica o di Navicella. A Roma era stato chiamato a dirigere i lavori del santuario di Loreto, ed è proprio da Loreto, per evidenti ragioni geografiche, che viene chiamato 18 anni dopo la morte di Francesco Di Giorgio a completare il cortile. Lui in realtà non lo completa, perché fa solamente la seconda loggia, e come vedremo la terza rimane incompiuta e ancora attualmente lignea. Francesco Di Giorgio nei suoi trattati aveva dato dei modelli, delle idee per quelle che lui chiama case di repubbliche. Lui intende chiaramente parlare di palazzi pubblici, di palazzi comunali, case di repubbliche, quindi non case di principi, non case di tiranni, bensì appunto case pubbliche. E queste due piante sono molto caratteristiche, perché vedono la presenza su tutto il corpo retrostante di una grande sala del Consiglio, dimensionata più o meno sui due quadrati, sia in questo disegno che in questo disegno, la presenza di altre sale sul cortile. Qui addirittura il cortile è fra due sale, con un forte sviluppo di scale, come si conviene appunto ad un palazzo in cui l'intero comune deve e può accedere. In quest'altro disegno abbiamo ancora queste scale laterali con un grande scalone, però vedete a tre rampe, quindi già si pone il problema di uno scalone monumentale di tipo quasi seicentesco, con un grande vestibolo e sala per il consiglio. La cosa interessante è che abbiamo sui lati di un cortile rettangolare tutta una serie di funzioni minori: sagrestia, cappella, due salotti, come lui scrive, uno per l'inverno, uno per l'estate, la cancelleria, il consiglio segreto. Ma quello che è interessante è che l'ingresso
adagia su un'ala del portico del cortile, cosa che ritroveremo, come vediamo immediatamente, nel palazzo di Jesi, che logicamente costituisce un approfondimento realistico di quei modelli di case per le pubbliche che abbiamo ora esaminato. Dobbiamo ricordare innanzitutto che Francesco Di Giorgio si trova a dover lavorare su murature e su fondazioni preesistenti, quindi non è perfettamente libero. Lo spessore delle murature della torre le vedete immediatamente, sono queste qui. Vediamo l'organismo. L'organismo è chiaramente diviso in due. Abbiamo questo grande rettangolo sul retro e un cortile rettangolare immediatamente successivo, con pilastri, arcate su pilastri, e un ingresso senza atrio o vestibolo. Questo è un elemento fortemente non antico, ovvero è un elemento che non sembrerebbe da architetto che conosce, almeno come schemi generali, come schema generale, la domus antica. È vero, con un vestibulum o con un atrio di ingresso prima della corte d'onore. L'intero progetto è basato su una ferrea, proprio veramente ferrea questa volta, ancor più che per la chiesa del Calcinaio, su un ferreo ragionamento geometrico proporzionale. Se lo si esamina con le misure, questo spazio, questa larghezza del corpo retrostante, corpo a cui corrisponde al primo piano, come ora vediamo, la sala del consiglio e due sale laterali, è corrispondente alla misura da questo punto a questo punto del cortile. Quindi il cortile da questo muro ha questa dimensione, ripete quella dimensione, tagliando quasi al centro queste due sale, le quali sono quadrate, questa e questa, lo si vedrà meglio al piano superiore. Due scale laterali, e appunto la ricchezza di scale che caratterizza evidentemente per Francesco Di Giorgio un palazzo pubblico, poste al centro del cortile, tanto è vero che questo muro non corrisponde perfettamente a questo pilastro, ma questo muro divisorio fra le due rampe della scala corrisponde meglio a questo pilastro. Bisogna tenere presente che Francesco Di Giorgio, come ripeto, è a Siena e quindi segue il cantiere con viaggi saltuari, quindi non c'è assolutamente da meravigliarsi che un ragionamento perfettamente matematico-geometrico venga poi deformato in cantiere da mille e mille necessità o incapacità di regolarità da parte dei mastri costruttori, i quali sono, ricordiamocelo, mastri perfettamente medievali. Nei sottoscala, sicuramente da quello che sappiamo, da ciò che Francesco Di Giorgio scrive e disegna, sono i servizi pubblici, i gabinetti. In questo grande salone, diviso da tre pilastri e quindi da otto volte a crociera, abbiamo al piano terreno originariamente una grande sala d'armi. Lo si vede anche, ecco, in questa diapositiva, l'effetto del grande pilastro completamente nudo e puramente murario con le sue volte. E quello che ci interessa, dato che questa nudità strutturale è ormai per noi consueta per Francesco Di Giorgio, quello che è interessante è che questo tipo planimetrico, che introduce al palazzo attraverso anche una sala d'armi, è ritrovabile in altri palazzi pubblici tardo-medievali, come ad esempio il Palazzo della Signoria di Firenze.
esattamente nella stessa forma, un grande salone doppio, completamente libero, intorno a grandi finestre dove si concentra la sala d'armi. Questo salone però non è del tutto omogeneo, vedete che queste crociere hanno una dimensione leggermente diversa da queste e la parte centrale forma un quadrato vero e proprio. Altra cosa da notare è questa stranezza. Si entra nel portico del cortile, è vero che non c'è un atrio né un vestibolo, ma questo lato del portico è più largo degli altri tre lati. Vale a dire che il lato del portico stesso fa da invito all'accesso nel cortile. Inoltre, queste due campate laterali di arcate sono più strette delle arcate centrali, mentre sulle quattro arcate vedete un numero pari quasi sempre di arcate su cortili rettangolari, su queste quattro arcate abbiamo archi di altezza omogenea e di larghezza omogenea. Poiché abbiamo arco su pilastro quadrato, metto la columna quadrangola, la correttezza di questa soluzione per Alberti e per l'antico, eccetera, ormai non hanno più bisogno di commenti, ma quello che diventa interessante è che slargando questa campata, dovendo lasciare la stessa quota di cervello per gli archi, queste due archi diventano due archi necessariamente depressi. Anche questo non ci meraviglia per Francesco Di Giorgio, se ricordate le arcate di Santa Chiara ad Urbino. Ed avevamo già notato che quelle arcate a sesto depresso avevano un'origine gotico-senese. Nel cortile abbiamo ancora un'altra particolarità, il pozzo. Il pozzo è originario, lo si vede dalla parte inferiore, tutto ciò che è sotto la pavimentazione, spostato stranamente dal centro all'indietro. Ma questo non è tanto strano, sia perché questo spostamento permette un maggiore accesso alle due scale laterali, sia per un ragionamento puramente visivo. Noi abbiamo un ingresso direttamente sul portico, come se si fosse saltata una battuta, no? Come se una sinfonia cominciasse alla quinta battuta senza nessun preambolo musicale. Questo quasi comporta uno slittamento, uno spostamento del pozzo verso l'arcata finale, perché altrimenti avrebbe costituito, per una visione così ravvicinata, entro e mi trovo immediatamente nel portico, un ostacolo visivo alla lettura della unità del cortile. Il piano superiore. Nel piano superiore noi comprendiamo perfettamente la ragione delle differenze delle volte a crociera nelle campate laterali e ammiriamo ancora di più, cioè possiamo capire ancora di più il ragionamento matematico proporzionale compiuto nella planimetria. Infatti abbiamo, in corrispondenza delle campate centrali della sala d'armi, la grande sala del consiglio, perfettamente quadrata, con un rapporto di 1 a 2, vale a dire con una larghezza che è la metà di quella della sala del consiglio, abbiamo le due sale laterali, una sarà la sala del concistoro, l'altra viene detto spesso una cappella, ma non è possibile date le sue grandi dimensioni, deve essere ancora una funzione pubblica, direi potrebbe essere la grande sala della cancelleria. Due uffici poi particolari, perché la posizione della scala, qui lo si vede molto meglio, in corrispondenza dei sostegni verticali centrali, visto che queste sono quattro campate, abbiamo al centro un elemento verticale, determina poi il residuo, che però è perfettamente quadrato sia sulla sinistra
che sulla destra, con una serie di piccoli aggiustamenti, qui la diapositiva è rovesciata, dovuti appunto alla presenza della torre. In questo modo, ricordando che questa misura è identica a questa, noi abbiamo in realtà tutti gli elementi per poter comporre il disegno. Proviamo a vedere come può aver fatto Francesco Vittorio. Direi che può essere partito proprio da questa misura, vale a dire nel determinare la grande sala che poi per riflesso determina le due, avendo però già fissa questa larghezza. Lui ha diviso questa larghezza in 1, 2, 3, 4 parti, dando due parti alla sala centrale. Ha poi ribaltato la sala centrale fino ad avere questa linea, la quale determina la fine del cortile, ma anche lo spessore di queste sale, perché questa linea, come ripeto, è quasi al centro della crociera e quindi questa linea determina una misura da questa parte che è esattamente la stessa dalla mezzeria al muro. Direi che anche lo spessore, voglio dire la campata delle arcate del cortile, è determinata dall'ampiezza delle scale, visto e considerato che le scale misurano, vedete, due campate, quasi perlomeno due campate. Quando dico quasi, ricordate sempre che tipo di edificio ci troviamo di fronte: da un lato disegnato e pensato con grande rigore proporzionale, dall'altro eseguito non con la stessa mentalità, che è ancora una mentalità di ultra avanguardia per l'epoca, ma ricordando ancora quasi gli impacci che Francesco Di Giorgio prova nel determinare gli spessori. Per lui le proporzioni sono qualcosa di astratto, quindi qualcosa che non ha a che fare con la materialità dell'edificio, e quindi la pulizia, il nitore geometrico della proporzione ideale molto spesso viene sporcato, l'abbiamo visto in altre opere, dagli spessori murari, dalla realtà strutturale e così via. Questo secondo ordine del cortile è quello appunto di cui abbiamo visto una diapositiva, e quello però realizzato 18 anni dopo la morte di Francesco Di Giorgio da Andrea Sansovino. Questo rilievo mostra anche la scultura al centro di Michele da Milano e il modo in cui sono poste le finestre e le aperture. Vedete che noi abbiamo un tentativo di quello che si chiamerà una disposizione enfilade, vale a dire ad asse prospettico, che ci fa capire perché queste finestre sono spostate di nuovo quasi sull'asse di questo portico. Infatti continuano in una porta e continuano in una finestra. Vedete che è molto ben studiato il ritmo delle tre finestre simmetriche della sala grande del Consiglio, cieca al centro, quasi in corrispondenza dell'accecamento in facciata, quindi con due porte laterali e due finestre sul portico. Ugualmente qui abbiamo delle infilate parziali che non coincidono perfettamente con la finestra laggiù, ma è molto studiato il ritmo delle finestre laterali e il ritmo sul retro. Vedete che già così si capisce che abbiamo un ispessirsi del ritmo delle finestre al centro, le tre finestre formano una triade, dopodiché uno spazio più lungo e due finestre spaziate sul lato della facciata, quindi un pensiero di facciata che parte già dal fissare la planimetria. Nella monografia che vi ho indicato nelle bibliografie, quella di Mariano e Agostinelli, vengono pubblicati i rilievi che vi ho fatto vedere. Come viene pubblicato questo disegno degli Uffizi di grande importanza,
che i nostri due autori pensano di riconoscere come il progetto originario di Francesco Di Giorgio per il Palazzo della Signoria di Jesi. Ma questo disegno degli Uffizi, sicuramente autografo, perché questa è la calligrafia di Francesco Di Giorgio, ma questo disegno non corrisponde assolutamente a quello che abbiamo visto. Quattro scale invece di due scale, anche se il disegno fa vedere, vedete, questi sono i cessetti messi in batteria sotto i corpi di scala, come sempre fa Francesco Di Giorgio. Tenete presente che questa precisazione dei servizi igienici e la presenza dei servizi igienici in un palazzo pubblico è indice di grande modernità per Francesco Di Giorgio. Ancora negli scritti di Erasmo si dà come buona norma, proprio come norma di buona educazione, di non lasciare i propri bisogni corporali nelle sale dei grandi palazzi. Questo significa appunto che la non presenza dei gabinetti era compensata da disinvolte abitudini, tant'è vero che lo stesso Erasmo dice: è buona educazione che se entri nella sala, intendete bene la sala, vale a dire la sala di riunione, la sala trionfale di un palazzo, e vedi qualcuno che orina, buona educazione non guardarlo. Quindi voi capite che importanza ha per Francesco Di Giorgio il suo precisare per iscritto e per disegno quelle cose lì. Ma il tutto non corrisponde con le misure. Tutte queste misure in braccia che vengono date non corrispondono assolutamente al Palazzo di Jesi. Tanto più che qui si parla di un refettorio di sopra, vale a dire che qui c'è un refettorio, cosa totalmente inutile in un palazzo della signoria, ma molto utile in quello che rappresenta questo progetto. Questo progetto è uno dei tre o quattro fogli che Francesco Di Giorgio lascia per lo studio, vale a dire per il progetto per l'Università di Siena, secondo una specie di concorso bandito nel 1492. Questo ci serve per capire come vengono fatti i libri e per distinguere in maniera semplice i pessimi libri dai buoni libri, dai buonissimi libri. I pessimi libri hanno errori di questo genere, vale a dire errori colpevoli. Tutti facciamo errori, ma quando qualcuno vede una quantità di misure e non si prende la cura di ricostruire un progetto, significa che è un dilettante. Ed è ancora più dilettante quando non legge una didascalia dalla quale appare chiaramente perlomeno che cosa è, no? Cosa vagamente può essere il disegno che si ritrova. Ma non basta. Questo proprio vi serve per capire come sono fatti i libri. Vedete, questo è un rilievo. Voi mi chiederete perché l'avete messo in bibliografia, perché è l'unica pubblicazione sul Palazzo della Signoria di Jesi e non bisogna purtroppo leggere anche quello che ci infastidisce. Voi vedete qui che in angolo i nostri fantasiosi autori hanno segnato un pilastro a cuore. Guardate, vedete? Quindi abbiamo due lati, poi qui due colonne baciate fra di loro, incastrate fra di loro. Voi questa soluzione la conoscete perché ve l'ho già fatta vedere, è l'angolo del cortile del Palazzo di San Marco a Roma, vale a dire di Palazzo Ragazzi. Vi ho già detto che quell'angolo è un angolo di estrema importanza, un angolo fecondo, usato da Raffaello in due angoli di Palazzo Branconio, del cortile di Palazzo Branconio. Passa all'autore ancora ignoto della Farnesina e Baullari, passa a Palladio che lo usa in Palazzo Chiericati e in diversi progetti. Andrea Sansovino non è, vi ho detto, un architetto di avanguardia. Bene, quest'angolo nel Palazzo della Signoria di Jesi non c'è e potete sincerarvene tutti andandoci. Quell'angolo infatti è fatto così, adesso vediamo se ci sporge una foto che ce lo dia. Qui qualche cosa si vede. Non
Ne ha seconda? Beh, qui si vede bene qui questo filetto che viene in avanti, vale a dire c'è un pilastro. Qui dici? No. Beh no, si vede anche qui. Vedete lì in basso che fra le due semicolonne c'è l'emergenza del pilastro secondo una misura molto tradizionale. No, qui non si vede perché è disegnato da loro. All'inizio? Eccolo qui. Vedete, cioè sarebbe stata una soluzione di avanguardia se i due semicilindri si fossero baciati completamente, mentre invece questa emergenza filiforme del pilastro a cui i due semicilindri si appoggiano ci dà una soluzione molto tradizionale. Perché quel rilievo è sbagliato? Il rilievo è sbagliato perché i nostri due autori l'hanno fatto in un momento della storia del palazzo, qualche anno fa, quando in questo punto c'erano delle canalette di scolo che nascondevano quel particolare. Dice, ma allora come potevano fare a capirlo? Loro stessi, nel loro stesso libro, pubblicano delle foto storiche dove quel particolare si vede benissimo. E adesso possiamo andare avanti. No, la cosa grave è questa, che quei due autori hanno scritto quel libro perché essendo degli architetti hanno proposto, vogliono proporre al comune di Iesi di dare a loro l'incarico di ricostruire il terzo livello del cortile che non c'è. Adesso lo vedrete nel suo stato ligneo e di questo adesso ne parleremo un attimo. Nella sezione si vede chiaramente lo spostamento del pozzo, vedete il pozzo verso il lato finale del cortile, l'ampliamento della campata di ingresso rispetto alle altre campate, le quattro arcate, la presenza dello scalone, vedete è proprio uno scalone trasparente, questo è il terzo livello incompiuto, questi sono pilastrini di legno, li vedremo meglio più tardi, è totalmente incompiuto, sembra che esista qualche documento che dice che Andrea Sansovino ha approntato alcuni pezzi lapidei per quel terzo livello, ma non è sicuro. Vedete la costanza delle quote, questa è la grande sala con un salone ancora al piano superiore, la grande sala del consiglio invece diviso in due, la sala d'armi, questi sono i pilastroni che avete prima visto, e lo spostamento, ripeto, del pozzo quasi tangenzialmente all'inizio della trasparenza della scala che si annuncia con questi portali doppi. Nella sonometria si legge meglio ancora, vedete la parte inferiore, tutte queste sostruzioni romaniche su cui poggia l'edificio di Francesco Di Giorgio, questa parte qui sono i sotterranei, no? Il pozzo con la sua corrispondenza in basso, e il ritmo delle arcate su pilastri, sono pilastri con basi, ecco vedete qui si vede bene il necessario ampliarsi ed abbassarsi dell'arco centrale dovuto alla maggiore ampiezza della sua maggiore rispetto agli altri, e quindi questo discordanza, due archetti a pieno centro minori, un arco ribassato maggiore. Queste irregolarità e queste elasticità ci sono anche familiari nell'architettura di Francesco Di Giorgio, e si vede bene anche il rapporto fra la sala d'armi con le sue volte a crociera e il salone superiore. La sonometria ci fa anche capire che è veramente un organismo, quello che prima mi sforzavo di dimostrarvi, come tutto retto da leggi anche semplici di tipo geometrico ma molto organate fra di loro, è proprio la concinnitas di cui parla Leon Battista Alberti, no? L'architettura come un animal, come un essere vivente in cui ogni membratura, ogni spazio, ogni parte è concatenata all'altra. E vediamo anche qualcosa che è molto interessante, perché vi ho detto, finalmente troviamo dei basamenti sotto le columne quadrangole di Francesco Di Giorgio.
Però questo non è che costituisca un avanzamento, è casomai un indice di non conformismo, se è lui che ha progettato quei basamenti. Perché dico questo? Perché la saltuarietà di un architetto nel cantiere provoca molte cose. È vero, a un certo punto un modellino ligneo magari alto così, o disegni più o meno di quelli nelle scale abituali, possono far pensare dei bravi lapicidi che l'architetto se l'è dimenticato, è vero, il basamento, e quindi potrebbero metterlo tradizionale tranquillamente e Francesco e Giorgio in un sopralluogo se li trova già realizzati. Questo non meraviglierebbe affatto dato la conduzione di un cantiere in tardo medievale. Quello che invece è interessante è il capitello, perché vedete abbiamo una sorta di capitello, non possiamo parlare di capitello, perché non c'è trabeazione, c'è arco sulla columna quadrangola. Però questa cosa qui, che rassomiglia a un capitello scanalato e rudentato, le rudentature sono questi elementi bassi che entrano dentro le scanalature, sono ben noti ai trattati di Francesco Di Giorgio, lui li disegna e li chiama scamilli, perché probabilmente è ingannato dal suono della parola. Vitruvio parla di scamilli impares, e questo termine non è stato capito fino al 7-800, sempre che sia stato veramente capito, non lo so. Comunque sembrerebbe che gli scamilli impares corrispondono a delle sporgenze non omogenee nei piedestalli sotto i basamenti. Ma questo non ci interessa. Quello che è interessante è che la cultura vitruviana si sforza e si sforza su parole di difficilissima comprensione e dà le risposte più varie, più fantasiose. Scamilli, scavatura, diventano queste cose qui. Per Francesco Di Giorgio, quindi per lui questo è un'architettura fortemente all'antica, fortemente vitruviana, anche se non lo è per noi, lo è sia per la presenza delle colonne quadre che reggono gli archi, sia per quel tipo di capitelli, sia per la ricostruzione di un atrio di scoperto antico come cuore dell'edificio, questo indubbiamente. Ricordiamoci che solamente 35 anni prima, nel 1450, Michelozzo di Bartolomeo aveva dato col modello di Palazzo Medici a Firenze il primo esempio di edificio residenziale in cui la corte centrale organizzata a colonne con archi era una memoria palese di un cortile antico, di un atrio di domus antica. E vediamo quale effetto fa la disposizione, quella disposizione planimetrica delle scale. Vedete come si apprezza visivamente, molto più che dalla planimetria in cui si rivelano le imperfezioni di costruzione, la corrispondenza del muro divisorio con le colonne centrali, e comunque con i sostegni centrali della parte lunga del portico del cortile. Questa è una parte delle due finestre, delle due porte abbinate, ma quello che è interessante è che noi abbiamo questo rapporto. Dalla luce del cortile inferiore passiamo ad un'ombra molto forte, visto che le scale sono poco illuminate di per sé, ma questa poca illuminazione è funzionale al fatto che quando si sbocca nel portico superiore abbiamo un chiaro effetto ombra-luce, come di ritorno alla luce e quindi di rivelazione dell'intero organismo architettonico, visto e considerato che esso è accentrato su quel cortile rettangolare. Ecco poi il percorso, siamo risaliti da questa scala. Questo è il portico di Sansovino, stiamo guardando di Andrea Sansovino, stiamo guardando l'elemento angolare da dietro. Vedete qui la struttura lignea che mostra il palazzo come è rimasto, vale a dire incompiuto. A questo punto una piccola digressione su quella proposta di Contrino. Ammettiamo
che Andrea Sansovino abbia lasciato due o tre colonne scolpite per quel terzo piano. La proposta degli architetti è: queste colonne vengono rimesse in opera, vengono messe in opera, si disegnano degli archi schematici, si scolpiscono delle colonne uguali, probabilmente con un materiale diverso per far vedere che sono attuali, e si ha allora un'opera completa, invece che un'opera incompiuta. Ma date che questo è qualche cosa che comincia a passare in diversi ambiti. L'anno scorso sul Giornale dell'Arte un archeologo inglese ha lamentato che non si sia ancora pensato a ricostruire in loco il Partenone di Atene, in quanto tutti gli elementi sono ricostruibili, e invocava come esempio di un restauro archeologico di questo genere la Stoa di Attalo nel foro di Atene, o addirittura la ricostruzione del palazzo di Cnossos. È vero. Ora possiamo anche superare qualsiasi remora moralistica. È logico che un Partenone rifatto, così come lo spettacolo del Palazzo di Cnossos, è qualcosa che si avvicina molto di più a Disneyland che a una effettiva ricostruzione scientifica. Ma proviamo a vedere su quali basi serie è demolibile una ipotesi di questo genere. Poi ci dobbiamo chiedere perché si fanno. Voi avrete notato innanzitutto quante volte vi ho detto che ciò che diventa importante, ma non solamente a Iesi, qualsiasi opera, quella che io chiamerei la chance, vale a dire le irregolarità o gli incidenti, quelli che Palladio chiamava gli incidenti che sogliono avvenire. E che molto spesso alcuni artisti del 500, ma anche del 600 e del 700 assorbivano nelle loro opere. Ma l'incidente può anche non essere assorbito. Quando io vi dico qui c'è un muro che poggia in falso, qui c'è un muro che non torna rispetto a tutto il resto, è un imperfetto allineamento, un imperfetto affidamento. Questa imperfezione è un elemento storico oppure accidente? È un dato storico insostituibile. Vale a dire, ci mostra una civiltà, una mentalità molto diversa dalla nostra, che un grande storico della scienza, non dell'arte, della scienza, come Alexander Poiré, chiamava l'universo della imperfezione, da contrapporre invece al nostro universo, che è quello della precisione assoluta. Ma è molto importante confrontarsi continuamente con, è vero, con l'universo dell'imprecisione, perché ciò che a noi affascina a livello assolutamente epidermico, quando noi camminiamo in una città medievale, che sia Todi o che sia Assisi, cos'è? È proprio quella imperfezione che ci parla di un'altra civiltà a cui sentimentalmente aderiamo di più che alla nostra, che sia giusto o che sia sbagliato. Questo. Cioè ci affascina il poter vedere la mano dell'uomo che necessariamente sbaglia, proprio perché mano umana, contrapposta alla precisione della macchina o del computer, tipico della nostra epoca. Probabilmente la nostra è l'unica epoca, almeno finora a noi nota, che procede avendo una forte carica autocritica rispetto a tutto quello che questa stessa epoca fa. Quindi ciò che ci affascina non è il grattacielo di vetro che costruiamo, bensì la baita in montagna, o la casa di campagna nel Chianti, o la cittadina medievale. Vale a dire proprio il contrario di quello che la nostra civiltà è.
A questo punto credo che sia molto chiaro che un'opera incompiuta è una ricchezza storiografica, in quanto ci si deve chiedere perché è rimasta incompiuta. Non è lì per poterla finire a distanza di 500 anni. Un'opera incompiuta rassomiglia molto a quello che abbiamo visto prima, ad esempio le mura di ambito, le mura d'asse delle scale non coincidono perfettamente con gli elementi verticali. Secondo il ragionamento che vorrebbe ricostruire quella terzo portico lassù, se fosse completamente coerente, demolirebbe le scale attuali, levandone tutti i pezzi e le regolarizzerebbe perfettamente. Perché il sogno che è dietro la costruzione ex novo dell'ultima campata, dell'ultimo piano di porticato, è quello di far tornare indietro il tempo e di immettere nel tempo passato conoscenze e possibilità che sono del nostro tempo.